Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Final Fantasy XV. Abbiamo fatto rifornimento, adesso ci stiamo dirigendo da Iris a Lestallum. La prossima missione che dobbiamo fare è un destino da compiere. Haven't enjoyed the city life in a while. They've even got a cable car. I'd like to see where it leads. Allora, parcheggiamo il nostro bolide. Vediamo un po', voglio proprio vedere come parcheggia, raga, perché veramente fa delle cose assurde, fa. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, si è girato finalmente per fare un parcheggio. Ammazza. It's getting hot out here. Just need to pull in somewhere cool. Yeah. Any chance of sleeping in a nice room tonight? Yes, I'm certain we can secure suitable accommodations nearby. L'ha messa proprio parcheggiata bene, ragazzi. Sto cacchio pure dentro le strisce. Right. Might be worth investing in a few servings in the event hall pantry. One hell of a crowd. Well, this must be the main thoroughfare. She's at the Laville. Let's go. Raggiungi, trovate Iris nell'hotel Le Ville. Ok, andiamo. Così continuiamo la nostra missioncina. Comunque veramente figo, eh? Nel senso, mi sta piacendo veramente un botto. Allora, andiamo di qua. Non so se poi pure noi dobbiamo rimanere all'hotel oppure no. Ma vediamo un attimo come si evolve. Eccoci qua. Wow, did you feel that? You mean the earthquake? What's wrong? My head just started throbbing. You all right? Yeah, I'm fine. Adesso sta da una pulita. Eccoci qua all'hotel. Iris. Look at you guys holding your own out there. What can I say? You look good. All things considered, you guys are staying here, right? That's the plan. When you have time, we have catching up to do. Sure. Questa chissà perché sta in hotel e c'ha una casetta propria. Boh, mo scopriamo un attimo che cavolo sta a combinare qua all'estallo, ma pure lei. Jared and Talcott, is it good to see you? Prince Noctis! Iris is safe with me! Please excuse my grandson. He has yet to learn his manners. I like it. Your Highness is very kind. But we shan't impose. A very good night to you, Your Highness. So, Iris, what was it like inside the Crown City? Not pretty. The Citadel took a beating. But a lot of outlying neighborhoods made it through in one piece. The Empire had tactical targets in mind. You know, if there's anything else, you can ask me. Yeah, thanks. what? So... About Lady Lunafreya. I keep hearing she was in town. Apparently she left right away. But at least it means she's okay. Good to hear. Thanks. Yeah, well, get a good night's rest. Altezza, cioè te devi sposare e vai a cioccar sedere. Cioè io non capisco. Lestallum. Allora, dobbiamo fare sicuramente, ma pure i miglioramenti ci dovrebbe permettere di fare, sì. Ci abbiamo 1500 punti da utilizzare. E ce ne andiamo a livello 13, buono. Buono così, con 15 punti di esperienza. Ok, non fa tanto il piacione con Iris, che poi lo vado a dire a Lunafreya, lo vado a dire.
Poi sono cavoli tuoi. Comunque la cosa che mi fa veramente strana adesso, attualmente del gioco, fatemi sapere qui sotto nei commenti, se c'ha il cellulare, perché non si sente con la propria fidanzata? Cioè io questo non riesco a capire. Il mattino seguente. Morning, sleepyhead. Morning. Where is everyone? Oh, they're out walking with Talcott. They went to see the sights. We should too. I need some more shut-eye. More? It may be a good idea to take in the sights while housekeeping cleans your room. Yes, that's exactly right. Come on, I'll show you around. Vabbè, andiamo, se dici che dobbiamo andare. For our first stop, we'll check out the marketplace. Follow me, right this way. La passeggiata dei sogni, fate un giro al mercato. Che cacchio te corri? Cioè, ma c'hai... It's even more beautiful out here at night. Perché c'hai sti attacchi di corsa improvvisi, Iris? Allora, andiamo al mercato, va? Vediamo un po' che dobbiamo fare qua. This is the Partella Market. You can get almost anything here. Isn't it great? I'd buy out the whole place if I could. All these shops seem right up your alley. You know me so well. Oh, 250 punti esperienza, vedi? A dire cretinate. Botto di gente, raga. Look at all this neat stuff. I'm gonna take a look. Give me just a sec. Done. Next, we're gonna see the power plant. Heard the wife got a promotion. Ok, adesso andiamo a vedere la centrale elettrica. Quindi dobbiamo passare di qua. Andiamo. Non so perché questa sta fa tanto la piaciona con noi. E noi veramente ci stiamo a dimostrare poco interessati. Comunque ci ha dato 250 punti esperienza senza aver fatto praticamente nulla. Solo per avergli detto sì sì, i negozietti sono fatti su misura per te. Allora, ecco qua la centrale elettrica. Stiamo a fare un giro di Lestallum. That's the power plant, the driving force behind Lestallum's prosperity. But get this, only women work there. As a matter of fact, women are the ones who do all the work in this town. Sounds like a hard life. I think it's kind of cool, actually. Depends on how you look at it, I guess. All right. Next, we're going to the Outlook. Ecco, vedi? Andiamo a vedere la terrazza. Che intenzioni c'ha, Iris? Perché andiamo a vedere il belvedere adesso? Porco cane. Allora, vediamo un po' se sono... girl, but I dig the rustic charm. Huh? No, hai sentito lui? Ha fatto, tipo di vabbè. Fammi la assentista, pazza. Allora, andiamo di qua. Dobbiamo arrivare sulla terrazza del belvedere. E ti ricordo sempre che te devi sposare, Noctis. Vedi un po', le date una regolata. Cioè, proprio prima di sposarsi lo fa il delirio. You totally love the drinks in this place. Would I? Proprio da... c'ha un entusiasmo incredibile st'uomo. Imagine taking one for a spin. Oh yeah. No, no, ma lo senti come risponde? Cioè proprio scocciata di vabbè va. Fammi c'è di desive per assecondarla. Pegler Outlook. Amazing view, right? Look! There's the meteor. You know, Noct, this almost feels like a date. If it were, your brother would kick my ass. Well, we better keep it quiet then. And besides, you already have Lady Lunafreya. The others are probably back at the hotel by now. Let's join them. Another scorcher. Ought to pack our bags for lead and cool down. Tornate in hotel. Ok. Quindi praticamente come avevo detto, questa qua c'ha una cotta per Noctis e rosica una cifra perché sta già fidanzata e si deve sposare. Non c'avevo dubbi, cioè nel senso, ma dalle risposte proprio si era capito che nel senso gli piaceva. The breeze feels so good.
No, ma guarda lui, continua a rispondere proprio a mezza bocca. La andiamo in hotel, che almeno stiamo più tranquilli prima che questa c'è violenta. Andiamo via. Let's see if the others are back. Haven't had fun like this since we were kids. Thanks, Nacht. No sweat. I had fun too. You did? I'm so happy to hear that. Anyway, the thing I bought today, it's for you. But it's a surprise, so you're gonna have to wait. Missione compiuta. La passeggiata dei sogni, vedi? Ci siamo beccati 750 punti. Talcott, go on and tell him what you told me. You got it. Oh, come now, show some respect. Whoa, no need to respect me. I'm not royalty. So, there's this legend about a sword, and the sword's supposed to be behind a waterfall nearby. It may well be one of the lost tombs. Check it out? Sure. Thanks for the tip, Talcott. You're welcome. Allora, raggiungete l'antro di Greshire. Quindi a quanto pare c'è un'altra spada da trovare. Allora, da che parte passiamo? Qua mi sembra chiuso. Quindi lì possiamo andare a dormire, perfetto. Quindi conviene passare direttamente dalla strada. E andiamo alla ricerca di quest'altra spada. Ma già avevamo preso una spada, proprio la primissima. La spada ancestrale a 3 km. Conviene prendere la macchina. Cioè 3 km è tanto, cioè a piedi. Cioè quando arriviamo? L'hanno del mai. L'hanno del cucco. Allora, abbiamo parcheggiato qua sotto. Penso che con la macchina ci possiamo andare. Mo vediamo un attimo. I want to ride my chocobo all day. Can't get it out of my head. Allora, migliora rapidamente percorrendo lunghe distanze a piedi a Gladio. Allora, navigatore, missioni, la caverna dietro la cascata. Perfetto. Folk here are real friendly. Yeah, everybody greets you. Takes some getting used to. You draw more attention here than you do at home. Love it. Vediamo come si mette sulla strada, eh. Sono proprio curioso di vedere. Niente, senza fermarsi per vedere se arriva qualcuno, che è proprio un delinquente. Cioè, Inis al volante è qualcosa di improponibile. È proprio assurdo. Comunque mi diverto di più a utilizzare il navigatore, anche se adesso abbiamo attivato anche la modalità, sebbene avete visto, mi sembra, con la missione precedente, adesso la possiamo guidare anche noi, quindi è possibile pure che se la guidiamo noi andiamo più veloce e quant'altro. Però il navigatore è figo, perché con l'occasione chiariamo alcune cose, ci facciamo il punto della situazione sull'andamento delle missioni e soprattutto ci possiamo vedere quanto cacchio è bello il panorama. Allora, che cosa succede? Stiamo andando a prendere, a quanto pare, la terza arma ancestrale. Sono 13 e con la terza sicuramente miglioreremo ancora di più l'arsenale. E il mio pensiero, dato che sono 13 e i personaggi praticamente sono 4, vuol dire che praticamente possiamo dare 3 armi almeno a testa. Quindi la prossima, se il danno non è più alto dell'arma che ho io, che se non mi ricordo male era tipo una sorta di ascia gigante, la do a uno dei miei personaggi, perché almeno quando facciamo i combattimenti vediamo un attimo di dargliela. Ma non so se le armi ancestrali le possiamo utilizzare pure noi e quanta che è qua sta inizia a piove, ha chiuso, c'hanno freddo. Nuova tangenziale Koenix. Dobbiamo solo vedere se le armi che stiamo ottenendo all'interno di tutti questi templi, caverne e quant'altro. Ma com'è, cioè, a sti paesi piove in continuazione? Rivediamo un po' come... Ok, no, nel senso, l'effetto dell'acqua mi piace. L'acqua sopra la macchina non si vede. E i tergicristalli a quanto pare però l'acceso. Ok, qualcosa ci sta che mi interessa. Scegli se visualizzarli in opzioni. Vabbè, nel senso, non mi danno fastidio sinceramente. Quindi dicevo, dobbiamo vedere se con la prossima arma che sblocchiamo la possiamo mettere a uno dei nostri personaggi, perché non vorrei che le armi ancestrali le possiamo utilizzare soltanto noi in quanto reali, tra virgolette, sempre se non, anche se non abbiamo il sangue reale. Però
Quello mi viene in mente, perché se no, non lo so, cioè, come cacchio li possiamo potenziare quest'altri? Cioè, soltanto con le abilità e dobbiamo vedere poi le armi, se quelle ce le possiamo personalizzare, potenziare e quant'altro. Allora, ci stiamo facendo questa bella grotta e dobbiamo arrivare appunto alla caverna dietro la cascata. Sicuramente là dentro troveremo qualcosa di assurdo. L'ultimo ragno che abbiamo incontrato era veramente una rottura dell'anima. Livello 12 per buttarlo giù ci è voluto veramente l'anni del cucco. E devo ancora capire, poi fatemelo sapere qui sotto nei commenti, due cose: come potenziare le armi, ma soprattutto dove poter andare a comprare tutte le varie pozioni, cioè la pozione per rianimarmi, la pozione per togliere il veleno, la pozione per togliere l'effetto della crisi, perché sennò veramente è un casino, raga. Allora, vediamo un po', siamo praticamente arrivati, ma non so adesso, ecco, penso parcheggio qua e poi scendiamo a piedi, ok. Bene, 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 c'è sta nessuno comunque. Ah, ok. Comprare in armeria di cugiardine per ottenere bonus. See that you buy no more than we need. Sheesh, you're my mother or something? Mum's the word. Allora, siamo scesi, così andiamo direttamente alla caverna, all'antro di Greshire. Ecco perché non ci potevamo arrivare con la macchina, perché dovevamo scendere. Speriamo che qua sotto non ci siano cose brutte, ma soprattutto shakes, your brain aches. Yeah. A sort of seismic shock to the system. Curious. Che non ci siano mostri della Madonna all'interno di questa caverna. Allora, scendiamo. Oh, cacchiarola. Chi è questo? Chi è questo, ragazzi? Oh, santissimo il cielo. Io direi di darsela a gambe. Che livello qua? Sì, livello 54, raga, andiamocene via da qua. Ma c'è il livello 54, ma quando cacchio l'ammazziamo? Prende impossibile. Andiamo avanti. Leviamoci qualche mostro. Livello 18, il Kratoptlalis. Qui diamo fastidio. Nemici. Però non mi attaccano, raga. Sembra che non mi attaccano. Ok, forse ne dobbiamo... Loro non diamo fastidio a loro. E noi non diamo fastidio a loro. Ok. Allora andiamo. Stiamo entrando all'interno della caverna. Quindi a questo punto. The legend says to look behind the waterfall. What does the waterfall say? I think it says come in. Quando usciremo sarà notte. Wouldn't you know it? An entrance. Looks like the legend. This place gives me goosebumps. Double back for our coats? What's the point? Cercate la spada leggendaria nella grotta. Well, okay. Looking on the bright side, maybe the cold keeps the demons at bay? Yeah, because monsters like warmth. Ah, sarcasm. Hmm, but what if they're frozen? Encased in ice, waiting for something warm to pass by. And then they jump out! Okay. Ok ragazzi, ci fermiamo qui così, aperta la caccia nel prossimo video e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.